Normalmente, quando un'auto riscontra un successo come quello della Sportage, non viene stravolta dal punto di vista stilistico. La nuova Sportage, invece, è tutta nuova anche per quanto riguarda il design. Dal 1994 ad oggi, ogni generazione di Kia Sportage è sempre stata una rivoluzione rispetto a quella precedente. Oggi che è arrivata la quarta generazione, la Sportage si distingue da tutte le subcompatte del segmento con un design originale, sempre caratterizzato dalla tipica griglia Tiger Nose, qui ancora più imponente. Ma il nuovo guscio è solo una delle tante novità della SUV tra le più apprezzate sul mercato italiano. Le dimensioni sono cresciute e c'è più spazio per i passeggeri e per i bagagli. Anche la qualità percepita degli interni ha fatto passi da gigante. Ora si avvicina molto alla sorella maggiore, Sorento. In tema sicurezza, sulla nuova Sportage fanno la loro comparsa i più attuali sistemi di sicurezza attiva, tra i quali il sistema di frenata automatica, che fa parte del pacchetto Tecno offerto in opzione a 2.000 euro. In tema motori, invece, la novità riguarda la gamma benzina. Oltre al 1.6 GDI aspirato da 132 cavalli, debutta anche la versione turbo di questo motore, che eroga 177 cavalli di potenza ed è abbinato di serie alla trazione integrale. Due turbo diesel, un 1.7 da 115 cavalli con trazione anteriore e un 2.000 in due varianti di potenza, 136 e 185 cavalli, entrambi con trazione integrale. In Italia la nuova Sportage arriverà a febbraio con prezzi a partire da 21.000 euro per il benzina e 23.500 per il turbo diesel. La 4WD invece costerà 34.500 euro.